tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Tappeto rosa lungo un chilometro per celebrare a Fano il capodanno d'estate. Stasera la notte dedicata alla cartapesta e al jazz. Attesa per domani è la notte dei saldi con un maxi schermo in piazza 20 settembre per la partita Italia-Germania. Ecco i volti della banda dell'abbraccio fatale. Chi li riconosce può sporgere denuncia ai carabinieri. Il cantatore Luca Vagnini negli studi di Fano TV per presentare l'ultimo disco intitolato L'Invisibile. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. Partito dalla Corte Malatesiana di Fano, il corteo che ha dato ufficialmente il via alla Notte Rosa. Allora, vediamo come sono cominciati i festeggiamenti nel servizio che ha realizzato per noi Lino Balestra. Siamo nella Corte Malatestiana piena di ragazzi, ragazze e bambini che stanno per animare il corteo che partirà da qui fra poco alle 7:15 e arriverà in piazza per dare il via in là con le street band a questo carnevale in rosa. Fervono i preparativi, noi abbiamo sentito subito il polso della situazione con la presidente dell'ente carnevalesca. Vi facciamo sentire che cosa ci ha dichiarato poco fa. Qui alla Corte Malatestiana fervono i preparativi, siete pronti per accedere in piazza e strabiliare tutti per questo carnevale in rosa? Siamo prontissimi, eccitatissimi, tra poco andiamo a cominciare, quindi vi aspettiamo tutti in piazza tra 10 minuti. E poi Sassonia e Lido, i grandi palcoscenici per questo rinnovato carnevale estivo. Adesso poi sì, partiamo da qui, andiamo in Sassonia, Lido, Torrette, grande festa, tutto rosa, tutti sereni, tutti felici e insomma non vediamo l'ora che inizi ed esploda questa grande festa. Ebbene dunque, dopo la piazza tutti si sposteranno in Sassonia, al Lido e all'anfiteatro Rastatt per tutti gli spettacoli che sono stati messi in piedi. Laboratori dei carristi che mostreranno la loro opera e faranno vedere dal vivo i carri, perché ci sono i carri schierati giù davanti al Pesce Azzurro e anche all'anfiteatro Rastatt, e quindi tante cose per godere appieno di questa serata. Però godere appieno di questa serata non vuol dire fare eccesso. Sì, sentiamo proprio a questo riguardo che cosa ci ha dichiarato il sindaco Massimo Seri. Allora sindaco, fra un po' il carnevale estivo in rosa, jazz, quello che sarà, sta per partire, per prendere vita. Sì, sarà una notte speciale, una notte originale che renderà Fano unica in questo contesto, perché festeggeremo la Notte Rosa con il ritorno del carnevale estivo, che sarà un carnevale speciale rispetto anche a quella che è stata la tradizione del nostro carnevale estivo. Sarà un carnevale swing con la musica, con le street band, quindi un carnevale gioioso come deve essere, ma che avrà un pizzico di regionalità che si lega al jazz, che si lega alla musica, quindi artigianato artistico, carnevale, maschere, musica e sicuramente tanto divertimento, come è giusto che sia in una città vivace come Fano. Le giuste deroghe anche per la musica, ma attenzione all'alcol e al vetro, questo è importante, divertirsi ma in sicurezza. Giuste deroghe, è giusto fare tutto, però sempre con intelligenza, bisogna divertirsi con intelligenza, perché quando non lo si fa con quello spirito si fa danno male a se stesso e agli altri. Ma io penso che i giovani sono maturi, è una città matura che risponderà nel giusto modo, divertendosi con una notte alla grande, con il rispetto di se stessi e degli altri. Ebbene allora, sotto i buoni auspici anche del primo cittadino, prenderà vita questa prima edizione dell'ente carnevalesca rinnovata del carnevale estivo in versione jazz, in versione Dixieland e naturalmente con una ventata di carnevale e di notte rosa. Buon divertimento a tutti!
Grazie Lino, e questa sera la nostra troupe realizzerà anche uno speciale televisivo che poi trasmetteremo nei prossimi giorni. E c'è anche grande attesa per la Notte dei Saldi, che è in programma per domani, sabato 2 luglio, nella città di Fano. I negozi rimarranno aperti fino a tarda sera e alcuni commercianti si sono organizzati anche con musica dal vivo. Lo shopping inoltre sarà unito al tifo per la Nazionale Italiana di Calcio. Infatti in piazza 20 settembre, grazie al comitato Apriamo il Centro 2.0 e alla collaborazione del Comune di Fano, verrà allestito un maxi schermo per vedere la partita degli europei che si disputerà fra Italia e Germania. A Tombaccia di Fano invece ha preso via la festa del fritto, che proseguirà fino a domenica. Sono in programma musica, stand gastronomici, mercatini, giochi ed eventi collaterali. A grande richiesta torna come piatto principe dell'evento il gelato fritto. Anche a Tombaccia, grazie a un maxi schermo, domani sarà possibile seguire i quarti di finale degli europei di calcio. E oltre ai saldi e alle feste in programma, questo fine settimana sarà dedicato anche allo sport. Ormai è un dato di fatto, tutti gli sport di varia natura che vengono traslati in ambito spiaggia diventano presto un successo di pubblico. Lo è stato a suo tempo per il volley e di recente è accaduto per il tennis. Il beach davanti è garanzia di successo. Lo sanno bene gli organizzatori del Beach Stadium Summer Game di Marotta, che attraverso beach tennis, beach volley e corsa sull'arenile hanno portato in questa settimana ben 700 atleti in zona per i loro tornei, riempiendo diverse strutture alberghiere con buona pace delle associazioni di categoria e regalandoci un fine settimana di grande intensità agonistica grazie all'assessorato allo sport del Comune di Fano in collaborazione con il neo assessore di Mondolfo Giovanni Di Tommaso. Un evento settimanale che si chiama Marotta Beach Stadium Games, organizzato dal Beach Stadium principalmente, dove all'interno ci sono giornalmente delle manifestazioni. Il clou è venerdì, sabato e domenica in corso i campionati italiani di beach volley under 21 femminili e maschili. Domani sera, sabato, avremo le fasi finali, semifinale alle 19:30 e finale alle ore 20 dei campionati italiani femminili. In contemporanea alle 18:30 parte dal lungomare una run trail dove possono partecipare assolutamente tutti. È una non competitiva. All'interno ci sarà chi corre un po' più veloce per vincerla e farà 8,5 km, tutto sulla battigia, da questo il nome Run Trail, ma c'è anche la camminata assolutamente per tutti di 5 km, organizzata assolutamente come una vera e propria maratona. Maglietta tecnica all'iscrizione, braccialetto di metagara, 9 punti ristoro con il coinvolgimento di tutti i bagnini, le spiagge, tutto questo evento, beach tennis, beach volley, Run Trail, porta nella zona tra Marotta e Fano oltre 700 atleti in una settimana. Anche la nobile arte del pugilato tenta l'approdo in spiaggia attraverso una riunione di pugilato organizzata dall'Audax Box Club di Metauro. Nella giornata di domani, sabato 2 luglio, a partire dalle ore 18, sotto la tensostruttura della Sassonia a Fano. Vedremo 8 incontri di pugilato presso la struttura Sassonia e al tendone qui a Fano durante la Notte Rosa. Saranno 8 incontri di pugilato, poi abbiamo un incontro elite molto importante che si è Ervis Rukei, il quale è un elite, combatte senza caschetto e presto passerà sicuramente fra i neo professionisti. Ed è notizia di poco fa che un'auto si è sfrenata ed è finita nel canale Albani. Contrariamente a quanto si temeva all'inizio, al suo interno non c'era nessuno. Ma siamo in collegamento telefonico con Lino Balestra, che dalla piazza appunto si è spostato verso la Darsena Borghese. Lino, buonasera, che cosa è successo esattamente? Sì, buonasera Simona, buonasera a tutti. Io mi trovo sulla sponda nord del Porto Canale, di Fano, a pochi metri dalla Darsena Borghese. Che cosa è avvenuto? In questo momento tra l'altro si stanno effettuando le prime operazioni per tentare di recuperare la Smart. Che cosa è avvenuto? Una famiglia si è recata qui su questa sponda del Porto Canale, ha parcheggiato questa Smart praticamente fronte canale, quindi leggermente in salita, ha inserito il freno a mano, ma evidentemente non tutti i denti, forse insomma adesso da appurare le cause.
non hanno agito sulle ruote. È montata sulla piccola imbarcazione che avevano qui sul Porto Canale ed è uscita per fare una gita in barca. Queste erano poco prima delle 6. Dopo pochissimo l'auto si è sfrenata autonomamente ed è finita proprio a pochi metri nel canale. Subito sono partite le prime telefonate perché si pensava che all'interno ci fosse qualcuno, nessuno lo sapeva. Hanno avvertito prontamente la polizia, il 112, e da sottolineare la rapidità, la fulminità con cui gli agenti della volante del commissariato di Fano sono arrivati qui sul posto, e senza alcun indugio i due agenti, che vedete anche nelle immagini, privi dei pantaloni, non hanno avuto alcuna esitazione a tuffarsi subito in acqua, nell'acqua limacciosa del Porto Canale, dove la visibilità veramente, potete vedere, è limitatissima, e a tentoni hanno aperto con un martello e con un taglierino la capote della Smart per introdursi all'interno nuotando sott'acqua e cercando di capire se c'era qualcuno all'interno. Una volta che hanno capito che non c'era nessuno all'interno, sono risaliti in superficie e hanno atteso l'arrivo dei vigili del fuoco, della capitaneria e degli altri colleghi. Però è da sottolineare, ecco, appunto, questa azione così rapida, così senza alcuna esitazione dei due agenti, che non hanno esitato a buttarsi, a tuffarsi in acqua, perché c'era appunto l'eventualità che qualcuno fosse a bordo. Ora i vigili del fuoco insieme alla capitaneria stanno valutando la situazione. È attesa un'autogru privata, non quella dei pompieri, che provvederà a recuperare la Smart, che affiora a pochi centimetri dal pelo dell'acqua, perché qui il fondale non è molto profondo e quindi, insomma, la macchina si intravede in superficie. Però questo è quello che è avvenuto circa 2 ore fa, 1 ora e mezza fa. I titolari sono stati avvertiti subito, sono rientrati con la barca e hanno trovato l'amara sorpresa che la loro auto era finita nel Porto Canale. E questo è tutto per il momento, quindi restituisco la linea allo studio. Bene, grazie a Lino Balestra. Allora andiamo avanti con il nostro telegiornale, perché la Procura della Repubblica di Pesaro ha autorizzato la pubblicazione delle foto degli autori del furto avvenuto a San Costanzo al fine di sollecitare denunce o riconoscimenti per fatti analoghi. I responsabili sono Maurtache, di 46 anni, e Bianca Stoica, 21enne, entrambi di etnia rom. I due arrestati dai carabinieri erano specializzati nelle rapine con l'abbraccio e a San Costanzo avevano preso di mira una signora di 85 anni. La 21enne le si era avvicinata, l'aveva abbracciata fingendo di conoscerla e le aveva sfilato con abilità il collier d'oro. A mettere i militari, i vigili urbani sulle tracce degli scippatori è stato un 41enne albanese che ha tentato di inseguire la giovane ladra tanto da spingerla a gettare via il gioiello. Il 41enne ha restituito la collana alla vittima e segnalato al 112 il numero di targa della Volkswagen Passat di colore grigio con cui la coppia era fuggita. L'auto è stata bloccata pochi chilometri dopo e la coppia a bordo è finita in manette. Processati per direttissima, i due sono stati condannati a 8 mesi di carcere, 300 euro di multa e poi rimessi in libertà. Si svolgerà il 12 luglio la terza gara per la vendita di 14 immobili del comune di Fano che sono rimasti invenduti nelle gare precedenti. Le domande di partecipazione con la relativa offerta dovranno essere presentate all'ufficio protocollo entro le ore 12 dell'11 luglio. Sarà possibile fare un'offerta al ribasso fino al 10% del valore a base d'asta per ciascun immobile. Sul sito del comune è possibile trovare anche il bando per la concessione di un'area in via Einaudi a Bellocchi presso i parcheggi del centro commerciale Ocean. E adesso parliamo di circhi, perché il comune di Fano ha adottato il regolamento per la tutela degli animali. Il provvedimento, che è stato approvato dalla giunta, sarà presentato in consiglio comunale il 13 luglio prossimo e consente agli organi competenti di accertare le condizioni atte a garantire l'igiene, la sicurezza pubblica e il benessere degli animali, in particolare quelli esotici. Sarebbe, sebbene da tempo una parte dell'opinione pubblica e della comunità scientifica ritengano non più accettabile l'utilizzo degli animali nei circhi, la normativa statale, si legge in una nota, a tutt'oggi li legittima, ne promuove la valenza sociale, quindi nessun comune può vietarli, anzi, conclude la nota, sono obbligati a predisporre un'area attrezzata per gli spettacoli viaggianti di ogni genere. Cambiamo argomento. Nel foyer del Teatro della Fortuna, sabato 2 luglio, verrà inaugurata una mostra per omaggiare il pittore del Novecento, Melchiorre Fucci. A Roma, dove ha aperto lo studio,
Perché questa mostra su un personaggio così importante, nonché parente, per rappresentare la sua opera pittorica? Dunque, fondamentalmente quello che ha spinto me e la mia famiglia a fare questo è il desiderio di far conoscere alle nuove generazioni chi era Melchiorre Fucci, perché comunque lui aveva una pittura interiore, nel senso, guardando un suo quadro comunque vedi oltre. Infatti la mostra l'abbiamo intitolata Oltre la figurazione, proprio perché c'è un oltre che ognuno può cogliere secondo la propria sensibilità, e penso che sia giusto che i giovani possano conoscere anche un pittore che, scomparso nel 72, comunque si porta dietro una tradizione ed è comunque spinto al futuro, perché comunque i quadri sono anche molto, molto moderni nel loro essere. Questo l'artista, l'uomo invece? L'uomo io lo conosco solo per sentito dire, perché mentre io nascevo poco dopo lui moriva, quindi ci siamo incontrati in vita per pochissimo tempo. E, però ho sempre avuto voci positive di questo nonno così famoso, diciamo, sia quando stava a Roma sia quando si è trasferito qua, e quindi ci tenevo a fargli questo omaggio, perché non avevo mai fatto niente per lui, e crescendo magari un pochino le sensibilità cambiano, crescono, e quindi volevo assolutamente ricordarlo per ricordarmene. E proseguiamo il nostro telegiornale parlando di solidarietà, perché questa mattina il Fanum Bikers Team ha donato al reparto di pediatria dell'ospedale Santa Croce di Fano un kit diagnostico per la valutazione dei bimbi affetti da autismo. Al reparto di neuropsichiatria invece hanno donato 5 televisori, giochi e materiale didattico per lo sviluppo intellettivo dei pazienti. La cifra necessaria per acquistare il materiale e le strumentazioni, di circa 3.000 euro, è stata raccolta grazie al terzo motoraduno nazionale denominato Il Sorriso dei Bambini. L'iniziativa si è svolta a Fano nelle giornate del 28 e 29 maggio e ha previsto sia motopasseggiate che appuntamenti gastronomici, in cui sono stati coinvolti motociclisti provenienti da tutta Italia. E oggi è venuto a trovarci negli studi di Fano TV il cantautore fanese Luca Vagnini, che ha prodotto il suo ultimo disco. Sentite. Non mi svegliate davvero, non mi svegliate, vi prego, resto qui. Che ricerca musicale hai fatto per musicare appunto queste parole? Insieme al coproduttore Danilo Lovino e Nicola Tomassoni, che è l'altro mio compagno di avventure, abbiamo cercato di dare un po' un carattere un po' più moderno agli arrangiamenti di questo nuovo lavoro, cercando di mantenere insomma forti le radici cantautorali, che un pochino cerco di seguire, più che altro sono quelle che mi nascono da dentro, no? Allora, il disco L'Invisibile sta andando bene, da quello che ci risulta sapere, quindi insomma immagino la tua soddisfazione. Però a parte questo, c'è anche un appuntamento che ti vedrà protagonista nell'estate fanese. Sì, il disco sta andando veramente molto bene, ringrazio davvero tutti gli edicolai che hanno accettato di partecipare e contribuire alla vendita di questo lavoro. Quindi veramente l'affetto non è proprio invisibile in questo caso, è molto visibile. Faremo un grande evento il 28 luglio all'Arena BCC, dove suoneremo interamente il nuovo disco e il vecchio, e avremo diversi ospiti nazionali, tra cui un amico, Marco Masini, che verrà ufficialmente quella sera, dove condivideremo il palco, canteremo insieme, canterà chiaramente i suoi brani più famosi. E ecco, mi sembrava una bella cosa da regalare a Fano, a noi fanesi, e soprattutto per cercare di dare ancora più senso a questo mio secondo lavoro. Bene, allora quindi appuntamento al 28 di luglio, ma nel frattempo, come sempre facciamo quando Luca è qui, qualcosa ce la devi far sentire. Sì, se no non mi vuoi, cioè, mi chiami per le interviste ma mi dici porta la chitarra, vabbè, la portiamo. E così, torto collo devi suonare. Va bene Lino. Piccola invisibile allo specchio, credi, credi. Io di
l'ho stoppato per te. E proseguono le iniziative alla Pinacoteca San Domenico in via Arco d'Augusto a Fano. Alle ore 21.15 di domenica 3 luglio si terrà un concerto del complesso bandistico Città di Fano, diretto dal maestro Daniele Rossi. L'ingresso è libero. E adesso diamo spazio alle vostre segnalazioni. Questa sera vi facciamo vedere due foto inviate da un nostro reporter di strada che ci ha scritto: questa era la qualità dell'acqua in un tratto delle scogliere all'altezza dell'ex pista dei go-kart tra le 10 e le 10.30 di questa mattina. Il paradosso, prosegue il telespettatore, è che questo, oltre a succedere quasi tutti i giorni alla stessa ora, accadeva anche l'anno scorso e nessuno ne ha mai parlato, né tantomeno risolto il problema. Questa sera sul canale 619 di Fano TV Eventi andrà in onda alle ore 21 un saggio di fine anno della scuola di ballo World Dance Sport Institute di Fano. E con questo chiudiamo qui il nostro telegiornale. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata.